tutti, un benvenuto al Museo al Parco Archeologico Nazionale di Locri Bizzefini. Io vi porto intanto i saluti del nostro dirigente, il direttore della Direzione Regionale Musei della Calabria, il direttore Demma, che per altri impegni istituzionali non può essere qui. E io sono molto contenta che le celebrazioni per il 50° anniversario del ritrovamento dei bronzi di Riace partano proprio da qui, da Locri Bizzefini, una delle colonie magno-greche più importanti che la storia ci ha lasciato. È un luogo in cui i valori di cultura, i valori artistici, sociali, filosofici, di cui i bronzi di Riace sono un emblema, in questo luogo questi valori sono ancora tangibili e visibili. Quindi sono veramente lieta che questo luogo ancora una volta abbia questo rapporto così pervasivo con i bronzi di Riace e con il Museo Archeologico Nazionale, che è la casa dei bronzi. E di questo devo chiaramente ringraziare la città metropolitana di Reggio Calabria, che non solo ci ha invitato come direzione regionale musei a partecipare al comitato per le celebrazioni, ma anche perché ha scelto di iniziare proprio questo programma di eventi proprio da qui. Quindi ringrazio il sindaco Versace, che è impegnato in un altro evento istituzionale sempre nell'ambito delle celebrazioni. Ringrazio il consigliere delegato alla cultura Quartuccio. Con la città metropolitana questo parco ha un legame molto forte. Noi collaboriamo già da anni condividendo una strategia di valorizzazione, quindi questa è solo una delle tante attività che ci vedono coinvolti insieme. Ringrazio anche il comune di Locri, che è sempre al fianco di questo parco e ci supporta in tutte le nostre attività. E ringrazio voi di essere qui, vedere questa platea piena è una gioia per noi dopo 2 anni in cui il museo e il nostro parco sono stati chiusi e senza visitatori. In ultimo devo ringraziare gli organizzatori di questa serata, l'associazione Noma World, Tommaso Marletta, Alessandra Laganà, che da sempre sono vicini a questo parco, e sono molto contenta stasera che questo luogo ospiti un evento così importante e di qualità. Quindi finisco e non mi dilungo ulteriormente. Benvenuti e spero di potervi incontrare tutta l'estate in questo luogo, visto che abbiamo pensato per voi un programma ricchissimo di appuntamenti. Quindi bentrovati al Parco Archeologico Nazionale di Locri. Grazie. Vi presento ancora questi fantastici musicisti con cui ho il privilegio di suonare. Luca Bulgarelli al contrabbasso. E Fabrizio Sfera alla batteria. Come diceva Tommaso, il repertorio è preso appunto da alcuni brani, insomma anche da alcuni brani di Pasmettini, perché ne ha scritti talmente tanti che è stato un po' anche così, forse anche non facile scegliere, ma senza che vi so dire i titoli comunque, perché poi nemmeno li so pronunciare, quindi e niente, il prossimo ve lo dico però. Qual è? Ecco, facciamo, no, non ve lo dico perché forse è uno dei più conosciuti di Pat. Quindi facciamo, vediamo se avete una buona memoria.